bene, allora accedi alla rice trasmittente della stazione di tracciamento. Abbiamo capito perché? No, ovviamente. Però noi lo facciamo, perché alla fine questo si deve fare. Bene, perfetto. Molto intuitivo. Ho un problema, Alex. Per ricreare la chiave di crittografia ci vorrà più di una stazione. Merda. Un secondo. Ok, ho un'altra stazione da provare. Cioè? Proviamo da un collegamento remoto. Cioè che non ci devo andare, dai. Un momento, provo a connettermi da remoto. Potremmo guadagnare del tempo. Magari skippiamo la cosa dietro. Astuto. Niente da fare. Ma no, ma dai, ma no, no, no. Aiuterà? Forse. No, ma non ci posso credere. No, 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 ragazzi, dai. No, questa cosa non è accettabile. Dai, non è vero. Ma non è vero, ma non è possibile. Ma non è possibile. Ho detto almeno... Allora, non esiste player agency in questo gioco, ok? Non esiste, le tue abilità non servono a niente nel cambiare la storia. E ci siamo, ok, ho capito, me ne faccio una ragione. Ma almeno a farmi skippare una parte della quest con 14 di capacità tecnica, me lo fai fare? No. Ma che cosa... Non me lo fare fare, almeno non mi prendere in giro. Mettiamoci al lavoro. In bocca al lupo. E chiama Reed non appena hai la chiave di crittografia. No, uno skill check che non esiste. Non c'è mai uno skill check. Dio mio, ma porca miseria però. Mamma mia. Allora, non ho qua un viaggio rapido, quindi ci avviciniamo. E poi ce la facciamo con la macchina. Almeno risparmiamo un po' di strada. Sì, dico 14 di capacità tecnica che ho. Ma comunque non sono salita più di livello. Un po' che non salgo di livello. Allora, andiamo con la magana. Dov'è la mia magana? Magana? Eccola, guardate che bella. Io volevo quella piccolina rossa. Quella super cute. Volevo quella, ora me la compro. Tanto ora sono ricca grazie a Cione. Cione mi ha fatto vincere 160.000 euro. Al gioco d'azzardo Twitch, intendo in game, in cyberpunk, non nella vita vera, perché sennò non ero qua. Aspetta, scusa. Ah, ma d'altro non devo andare anche più. Scusa, scusa. Ragazzi, qualche volta voglio fare un gameplay free roaming di GTA 4, così senza senso. Parcheggiamo qua. Ottimo parcheggio. Allora, accedi alla seconda rice trasmittente. Ovviamente questi li devo ammazzare, no? Non è che posso... Allora, la facciamo stealth. La facciamo... Ah, ci sono questi. Mi vedono? Ma perché? Continua così e non arrivi a... Ragazzi, io non lo so perché non mi risultano le cose stealth. Sono scarsi. Impara a stare al tuo posto, idiota. Hai ragione. Ma poi si girano. Vabbè, lasciamo perdere. Basta, allora, primo colpo, ragazzi. Primo colpo. Voi che lo state vedendo da YouTube, state vedendo... Rotta. Come rotta? Non funziona? Mannaggia! Vuoi un consiglio? Posso dirti io come sistemarla se ci tieni tanto. A volte agli anziani serve aiuto con queste cose. Ok, allora, prima la spegni e poi... la riaccendi. Se vuoi posso dirti dove cercare il pulsante di accensione. Per 1000 eddi. Ti interessa?
Tipo convinci, no. Non le posso sparare? Vabbè, senti, te li do per risparmiare Ok, tempo. gli addi sono tutti tuoi. Grazie, Buddy Dex, Bunny Grande, Dex. affare fatto. Quindi, l'interruttore? Ma Dov'è? sento tipo un Non doppio lo so audio. esattamente. Qui in giro. L'accordo era dirti dove cercare, non dove trovarlo. Giocheremo a fuoco e acqua. Se ti avvicini o ti allontani, ti urliamo fuoco o acqua. Iniziamo a giocare, non è difficile. Madonna ragazzi, madonna ragazzi, 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 non resisto, non resisto. No, no, non me lo fa fare, non me lo No, fa no, fare. no. Non me lo fa Acqua. fare, non me lo fa fare, non me lo fa Chino. fare. No, dai, no, non me lo fa fare. No, no, no. Acqua. Voi sapete cosa volevo fare, no? Fuochino. Voi che mi conoscete? No, no, no. Acqua. No, non volevo sparare, basta. Fuochino. Fuoco, fuoco. Ma che cazzo? La mia BD! No! E anche nella parte migliore, cazzo! Ho tutta corrente! Lol. Scusate, Lenel. Non ti azzardare a crepare qui. Io i cadaveri non li tocco. Deve essere così che ci si sente ad avere un infarto. Perfetto, Johnny. Grazie. Non l'ho fatto apposta. Ma devi darti una mossa. Il tempo stringe. Faccio il possibile. L'abbiamo fatta? Volevo fare questo alla bambina. Non me l'ha fatto fare, ma sarebbe stato un bel. Una bella soluzione. Attendi la chiamata di Grid tra qualche ora. Aspettiamo qualche ora. Aspettiamo qualche ora. Non posso cambiare ora al momento. Perché sono in un'area ostile. Mi sposto. Ma come fa? Com'è che sono ancora in un'area ostile? Di nuovo il bug? Sono sempre in un'area ostile. Che vuoi? Che vuoi? Mamma mia, sempre le femmine mi danno appuntamenti. Quanto. Vabbè, lasciamo perdere. Sono proprio craftati intorno ai giocatori maschi, sì, i giochi. Alex, va bene, grazie per l'invito. Dai. Non è che mi invita Reed, porca. Sì, ma io devo viaggiare rapidamente. Quindi, come la mettiamo? Devo aspettare. Incontra Alex al Mott. Vabbè, dai, andiamo da lei, visto che non c'è alternativa. Allora. Ehi, ce l'hai fatta? Sì, ma io voglio pure Mi una sono pizza. portata avanti per calmare i nervi. Lo fai spesso? Bere da sola? Spesso. Direi di no. Pizza? Niente. Ti ho scritto perché volevo parlare con qualcuno. Ma io sento il doppio Qualcuno che audio. non fosse dell'agenzia, ma non un totale sconosciuto. Qualcosa Per di non nuovo. pensare alla missione senza bisogno di nascondere la mia identità. Non so se mi spiego. No, è una cosa mia. Ok. Di cosa volevi parlare? Beh, non è che mi sono fatta un elenco. Vorrei solo essere una persona normale per un attimo. Me stessa, nello specifico. Me e basta. Alex.
Ti capita spesso di avere questi momenti in cui rimpiangi la vecchia te? Ultimamente, di continuo. Ma so che la vecchia me non c'è più. Adesso sono una persona diversa. Da qualche parte, sotto tutte le maschere. Pensi mai a chi saresti se, ecco, la tua vita avesse preso una direzione diversa? Vabbè. Non lo so. Probabilmente continuerei a cercare, a vivere alla giornata, commettendo errori strada facendo. Cacciandoti nei guai, vuoi dire? Infatti, da quando è che abbiamo tutta sta confidenza io e Alex? Ti uccide. Ok, ora tocca a te. Chi saresti se non fossi un agente segreto e una maestra del travestimento? Un'attrice. Senza esitazione. Ho sempre sognato di vedere la mia faccia su una locandina. Adoro i musical. Sul serio? Sono un po' all'antica, quindi sì. Credo che sarei stata una stella delle brain dance. Io sono astemia, ti volevo dire questa cosa. Di certo ne avresti le capacità. Sei brava a vestire i panni di qualcun altro. Lo penso anch'io. E sai cosa? Recitare è un'arte rispettabile. Susciti nelle persone emozioni che non sapevano di poter provare. Le aiuti a sfuggire al tedio della vita. O peggio. Ma questo sì. Il mio lavoro non è altrettanto rispettabile. No, si sente una radio di fondo. Forse l'ho messo piano stavolta. Gli scav ti hanno strappato la lingua? Ha una vita normale. Speriamo di averne una prima o poi. Ben detto. Bene, adesso... Ciao. Oh, adoro questa canzone! Sì. Qui copyright... Cosa? Alex, grazie. Avevo dimenticato quanto mi mancano le cose semplici. Figurati. A presto vi... Dai, mi immagino che sia Reed a ballare così con me. Usiamo la fantasia. Usiamo la fantasia e Reed, vabbè. Andiamo. Esci dal bar. Alex ci aveva creduto fortissimo che io ballavo. Mi fossi messo a ballare con lei. Reed, per cortesia, mi chiami? Porca miseria, mamma mia, lo devo pregare. Sì, mi sono preso il Ventolin, avevo un po' di asma. Dov'è? Ah sì, devo aspettare. Mando avanti il tempo. Dai, domani mattina alle 9. Ma chi ci va a ballare? Di Project, anche le donne giocano a sto gioco. Ho la chiave di crittografia per la Caron Exotics. Ottimo lavoro. Vi, un'altra cosa. Ti serve del cromo nuovo. Un impianto che supporti imprint comportamentali. Ti mando i dettagli di una clinica. La bisturi ti aspetta. Ma è gratis, dille no? Dille che sai che colleziona gengilli della guerra di unificazione. Saprà che hai la mia benedizione. Ma è gratis, no? Giusto? Reed? Mi fai pagare? Vabbè che ora sono straricca. Ma io non ho intenzione di condividere la mia ricchezza con nessuno. Da quando non c'è più Jackie... A V in questo mondo non importa di niente e nessuno. Dove sta? Songbird.
Ho ripetuto la nostra conversazione. Non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione di déjà vu. Hai risvegliato un ricordo che era sbiadito, uno a cui ripensare con piacere. Ricordo di cosa? Di un'altra conversazione che ho avuto una volta con un caro amico, onesta, vera, senza secondi fini. Dopo tutti quegli anni nell'agenzia, a soppesare ogni parola, ogni gesto, ogni espressione, a guardarmi sempre le spalle, sai cosa voglio dire? Lo immaginavo, visto in te ciò che da un po' di tempo vedo nello specchio, un animale in trappola che non ha perso le speranze di essere libero. Motivo in più che ho... No, motivo in più per lottare, va bene. Fianco a fianco. Salve. Sono qua. Ehi. Ehi. Sei Farida? Sì, siamo chiusi. Ho qualcosa che potrebbe interessarti. Ne dubito. La guerra di cosa? Collezioni gingilli della guerra di unificazione. Esatto. Entra. Grande Scusa per l'accoglienza brusca. Da quando si è schiantato un certo spazioplano, la prudenza non è mai troppa. Reed. Ciao. Reed, è un piacere vederti. Ah, ci sei anche tu. Ciao, Reed. Non mi lasci respirare, eh? Problemi di fiducia? Ti proteggo. Beh, bello, bello, vabbè, mi piace Sono sta cosa. qui per Somi. Ho passato ore a rifletterci, a mettermi nei suoi panni. Sì. Dovevo capire cosa ha passato per arrivare al tradimento. Basi le tue aspettative sulla donna che conoscevi. Non su quella che è diventata. I comuni denominatori non sono cambiati. È in trappola, non qui e ora, ma da mesi. Anzi, anni in realtà. La colpa è della Myers, non sa perdere, fa di tutto per evitarlo. Songbird, il Blackwall, vuole sempre un vantaggio sui suoi nemici. Non c'è da stupirsi se Somi non si fida di nessuno, a parte te, almeno un po'. Song dovrebbe fidarsi di te e non di me, giusto? Non posso biasimarla, la colpa è soltanto mia. Ma potevi agire diversamente? Forse, invece di accettare di essere esiliato a Night City a qualche migliaio di chilometri di distanza. C'è una cella già pronta ad attenderla. Somi lo sa bene. Lei sopravvivrà. È questo che conta davvero. Certo, la Myers la vuole viva, ma non dimenticherà mai che ha attentato alla sua vita. La Myers non la perdonerà, ma non significa che io non possa farlo. Di cosa vuoi convincermi, Reed? Di niente. Provo solo a farti riflettere. Ok. Spezzeremo la catena che Ansem le ha stretto intorno al collo. E poi? Ci nasconderemo in un luogo sicuro. Le faremo qualche domanda. Troveremo un punto d'incontro. Quando avrò le risposte che cerco, l'aiuterò personalmente a sparire. Lontana da tutto e da tutti, Myers inclusa. Qualcuno lo definirebbe tradimento. Dimmi qualcosa che non so. Ci fidiamo di Reed? Ho agganci in Europa. Proveremo la clinica migliore. Vi sistemeranno, ripareranno ciò che è rotto. Appena avrete la cura che vi serve. Ma prima devo aiutare Somi. È nei guai. Ho paura che non sappia cosa sta facendo. Non ti fidi di lei. Non mi fido dello schifo che c'è oltre il Blackwall, né della paranoia che causa. Sono entrambi in gioco, temo. Il suo piano è un altro, ne sono sicuro. Ho parlato con Somi.
Non aveva detto tutta la verità. Vuole uscirne, sparire. Ha un suo piano per quando avremo tolto di mezzo Hansen. Tenterà la fuga. Vuole fuggire da Night City. Io... grazie per la sincerità. Significa molto per me. Ho qualcosa per te. Opera delle migliori menti di Washington. Io mi fido di nessuno. Un icebreaker, un proiettile d'argento contro qualsiasi netrunner potenziato. Farida lo inserirà nel tuo sistema. Usalo e nel giro di un minuto Somi perderà conoscenza. Non possiamo correre rischi. Quando si sveglierà sarà a casa. Potrebbe accorgersi dell'icebreaker. Non abbiamo a che fare con una runner qualunque. È tecnologia metaeuristica iperaggressiva, sviluppata da un vero e proprio esercito di esperti. Se ne può anche accorgere, ma non farà alcuna differenza. Nessuno può resistere a una cosa del genere. Sei sicuro che funzionerà? Dubito che sia stato testato su qualcuno del livello di Songbird. A quanto dicono, questo programma può anticipare le sue azioni ancor prima che le passino per la testa. Se tagli un filo, ne trova un altro. È un'arma ad alta precisione pensata per evitare qualsiasi contromisura. Lo so, Merid non mi convince in realtà. Dico la verità. Ok, come lo uso? Avvialo quando sarete collegati al mainframe. In quel momento Somi avrà le difese abbassate. Finirà di merda. E chi lo dice? Non so, amico. Diciamo che la metti all'angolo. Aspettati l'inaspettato, sai che intendo. Arriva un momento in cui bisogna smetterla con le previsioni. Adesso concentriamoci sul salvarvi la vita. Il tempo per parlare arriverà. Per me è ora di andare. Ti lascio nelle abili mani di Farida. Mi dà più fiducia lui di Songbird. Prima lei tradisce a ripetizione. Ok, non c'è tempo da perdere. Culetto, ti presento Sedia. Ok, cominciamo con l'anestesia. Non temere, roba buona. Rilassati e lasciati andare. Un impianto di modifica dell'ID è complicato, ma la procedura è sorprendentemente semplice. Cioè, V non impara a non farsi modificare a cavolo, a non impiantarsi cose senza senso così da gente che non conosce. Non posso evitarlo, tra l'altro. Ne avevo sentito parlare al controspionaggio della Rasaka. Credevamo fosse stata accantonata allo stadio di prototipo. Eppure vive ancora, come vedi. Quante chiacchiere. Ok. L'anestesia sta facendo effetto. Che sto tagliando questa? Ma come me l'ha fatta l'anestesia? Signora, sono sveglia. Cosa? Cosa? Ma mi ha messo una faccia finta? Johnny! Ehi, quante dita sono queste? Johnny! È bello vederti in forma. Mm-hmm. Ti serve qualcosa? Parlare. Non ho altra scelta. Non devo accontentarmi di te. Così lo rompi. Dimmi un po',
Come ci si sente ad essere una traditrice? Ehi, lo sai che non c'è un vincitore in questa cazzo di storia. Non sono qui per scelta. Perlomeno lo riconosci. Vuol dire che non sei ancora come loro. Non del tutto. Su, hai un ferro in mano. Puntalo alla testa di qualcuno e premi il grilletto. La superspia è l'agente a ruota libera. Tragedia, commedia o entrambe le cose. Pensi che vogliano ingannarmi? No, tutti e due dicono la verità. Non la dicono mai tutta, ma i loro scopi sono più che chiari. Sono d'accordo con Johnny. Sopravvivenza. Per lei è l'unica cosa che conta. E poi è una bomba atomica ambulante che continua a fare errori e potrebbe esplodere da un momento all'altro. Giusto. E Reed, il bastardo è tale quale a me. Se non avessi lasciato l'esercito, io stesso sarei un Reed. Viviamo e moriamo per i nostri principi. Questa è la tragedia, V. Uno sarà la vittima delle buone intenzioni dell'altro. Cerca solo di ricordartelo quando avrai quel drive neurale troppo cresciuto a portata di mano. Grazie, D.I. Reed o Songbird? Cosa faresti nei miei panni, Johnny? Io sono nei tuoi panni, idiota. Per ogni scelta del cazzo che fai. E non posso farci niente. Ma sinceramente, vi parlando sul serio, non lo so. E non ne ho la più pallida idea. Però mi ha dato una cosa, un quadro chiaro. In realtà mi ha aiutato, Johnny. L'impianto è pronto. Adesso ti serve solo in pratica sono tutti che hanno un po'... Nessuno è mai... Bugiardo e nessuno è sincero. Grazie di tutto. Mi sento due volte certo. La voce. È strana sta cosa. Sento tipo un doppio audio. Solo quando parlo, solo le voci. Ma la faccia ce l'ho normale. Ah! Placca facciale sincronizzata con imprint comportamentale. Attivare una placca facciale altera il tuo aspetto fisico e la tua identità digitale, rendendoti virtualmente irriconoscibile. Fuori dal combattimento puoi facilmente sfuggire alle forze dell'ordine. Assegna il saber ruolo sottotrappio e attivalo con RB. Ma questa cosa? È la stessa cosa che aveva Alex, praticamente. Vediamo. Sì, ma potevano farlo che lo vedesse. Cioè che sì, che cambiasse effettivamente il mio aspetto. Chiamiamo Reed. Ehi. Procedura ultimata. V, spero che il lavoro di Farida non ti abbia stancato troppo. È ora di intercettare e sostituire i Netrunner. Solo un inghippo. Non abbiamo più accesso al sistema della Caron Exodix. Devono averci scoperto. Aspetta, sul serio? Quindi li abbiamo persi? Non del tutto. Sappiamo che erano alla City, diretti verso di noi. Trova un punto strategico vicino all'ingresso di Dogtown. Coglierai il segnale dei runner mentre si dirigono all'incontro. Continuate a sentire l'audio del gioco, voi, giusto? Adesso? Perché forse avevo un monitoraggio aggiuntivo attivato. Ok, e quindi sentivo per questo due volte l'audio. Allora, vai al punto strategico. Il punto strategico è là sopra. È vicino il punto strategico, quindi... Saliamo. Qua. Penso sia questo il punto strategico. Ok, stabilisci un contatto visivo adesso. Sì,
Scansiona i veicoli nella zona. Uno dovrà essere il loro. Veicoli della zona. Cioè, eccoli. Qui c'è una macchina. Nessuna traccia dell'auto. Che è? Vedo un convoglio. Scagnozzi di Hansen. Ma dubito che i runner abbiano una scorta. Continuo a controllare. È probabile che siano forze dirette allo stadio. Una parte di strada che non mi carica le tex. Nessuna visuale sui bersagli. Direi che è sempre stata lì. La nostra risposta risoluta alla provocazione degli NUSA si è dimostrata efficace. Cosa niente da fare? Dire? Rosalind, se mai vorrai venire da... Ancora niente. Ancora niente. Ho sentito un incidente là. C'è una cortesa sfasciata che blocca la strada. Il traffico aumenta. È un'auto mediocre. Non possono essere loro. Continuiamo a cercare. Sì. Ma io sono in tutta la pioggia? Cioè... Moto. Due motociclisti. Non credo che abbiano optato per le due ruote all'ultimo. No, non è il loro stile. Continua. Vai. Eccoli. Non c'è dubbio, i runner sono lì dentro. Hai il segnale? Reed. Ce l'ho. Ora non ci sfuggono più. Ottimo lavoro. Ma vanno veloce però. Che devo fare? È ancora presto per l'incontro. Andranno ad ammazzare il tempo da qualche parte. Va bene, quindi... Ok, sono fermi. E sono scesi dall'auto. Stanno entrando in un club. Hai via libera. Mettiti al lavoro. Sì, io ho chiamato la mia macchina, ma... Eccola. Ah, devo fare il giro. Andiamo. Non sai guidare o sei solo scemo? No, non so guidare, questa è la verità. Qua. E poi di qua. Ma mi devo fare vedere? Facciamo la seguente. Salve. L'auto è qua. Sei in posizione? Sì. Eccoci qua. Cazzo. Bella macchina. Non sei lì per fare shopping. Vabbè, un commento. Mamma mia, Reed. Tutto liscio finora. Ma non ci entro qua dentro. Ma no, ma non esiste nel mondo. No. Ho il controllo delle telecamere. Ottimo. Ultimo test. Al tuo segnale apriamo le danze. Tutto pronto, dammi solo un secondo. Perché? Cosa stai facendo? Do una sistemata all'ICE. Ora è fin troppo abbozzato. D'accordo, ma non correre rischi inutili. Oh.
E... fatto. Niente male. Ora aspettiamo. Ma io aspetto che usano il bagagliaio. Sono tornati. Stanno per salire in auto. Sì. Concentriamoci. Curtinson, tu l'hai vu, non? Il était grave en train de me reluquer au saphir. À moins que ce soit cette putain de gueule de bois, oh, ça tourne de partout, dans tous les sens. T'en penses quoi? De un singe, je veux dire. Ok, V, prendi il controllo. Aspetta, sto ascoltando quello che dicono. Potrebbe essere interessante. Ma in realtà no. No, il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a battu cet avion. Le risque est élevé, oui. Mais ce travail paye bien. On fait nos parts, ensuite on disparaît. Oh, putain de gueule de bois de sa mère. Il a fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de pas ouvrir cette dernière bouteille. Oui, mi dicevi? Sì. Che faccio? Voglio ascoltare, voglio ascoltare. Rilassati, aspetta. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Je l'ai vu parler au chef de la police et lui donner une petite tape sur la joue comme un chiot. L'autre n'a pas branché. Il n'en fallait pas plus pour cerner le personnage. C'est un enfoiré coriace et un homme dur. Il survivra à tout ce qui lui balançons. Mmh, ouais, dur. Juste comme je les aime. S'ils ont l'endurance qui va avec. Oui, non ti resta molto tempo. Dammi un secondo. Ah, au fait, le mort, Slider. Est-ce que tu as appris quelque chose sur lui? Il avait volé tout le monde autour de lui. Son propre gang, Hansen, et quelques pauvres types aussi. Et ça lui avait rapporté un petit paquet. Oh, je t'enverrai un fichier tout à l'heure. Je le garde sur ma mémoire secondaire. Ok, hackerons l'auto. La voiture, quelqu'un en a pris le contrôle. Aymeric, sonne l'alarme! On a besoin d'aide! Je vais localiser les vecteurs. Ok, un secondo. Ma io ora devo guidare bene? Cioè, mi hanno chiesto questa cosa a me? Fortuna sta macchina si guida meglio della mia. No, 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 no. Qui il rapporto, che succede? No. Giocano sulla difensiva. E ci sanno fare. No. J'arrive pas à la couper. No, mannaggia. Meno male che hanno messo sta cosa per tornare nella strada. La miseria, potevamo essere più vicini. Dai. On est coupé. Ora. Eh merde. Quoi? Putain. No, 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 no. Hey. Ma che cazzo? No, però. Cazzo, li avete azzerati. Che ti aspettavi, eh? Che li avremmo legati, ficcato in bocca un calzino e aspettato che chiamassero aiuto? Era una scelta semplice, o noi o loro. Ho scelto noi. Non è un gioco, V. Invece lo è! Un cazzo di gioco tra spie a cui loro non partecipavano! Erano innocenti! Io non descriverei così due criminali professionisti. Senti, ma questa situazione non mi piace per quindi niente. Quindi innocenti non avrebbero esitato a derubarti di tutto quello che hai o a piantarti un proiettile nella schiena. Ma che ne sai?
E tu avresti esitato? No. Grazie, Joe Mag. Abbiamo i travestimenti pronti. Ma vi servono ancora i loro codici di accesso. Bisogna perquisire Horror. Alex, tu lo sapevi di questa esecuzione? Certo che lo sapevo. È una mossa da manuale. Non è la mia prima missione, Vi. Una scelta del genere fa parte del gioco. Oh, che situazione di merda. Vuoi farmi credere che non hai mai raccolto niente da un cadavere? Ma stai zitta, cretina. Sono nemica di tutti. C'è la possibilità di schierarmi contro tutti loro, lo faccio. Cos'è sto blind and dead? Oh. Ok, codici trasferiti. Vediamo adesso. Guardate che sono bella. Questi sono abiti da Netrunner. Top. La cosa della conversazione di prima. Sì, però cosa ha comportato? Mi ha dato soldi? Questo non ho capito. Ah, finalmente siamo al grado fenomeno. Sali in auto. Giuro, se c'è la possibilità di tradire tutti alla fine, lo faccio. Inquietante. Vi, imprint comportamentale, ora. Ma quindi mi comporto pure come lei? Prova. Oh cazzo, la mia voce. Fico. Un attimo, sono io. Ma che Da sballo, vero? Fai una prova. Presentati. Questo piccolo miracolo non si limita a modificare faccia e voce. Deve scombinarti gli ormoni come una droga sintetica. Ti dà stimoli iperspecifici per cambiare il tuo comportamento. Mm-hmm. Stabilisce una nuova base. Tu devi solo dire le parole giuste. Ma perché giocato da uomo è sempre Horror Castle che impersona, no? Per curiosità. Ok, ci provo. Horror Castle. Chi cazzo vuole saperlo? Niente male. Sono scambiati. All'inizio ti manda fuori di testa, ma poi ti ci abitui. Va bene, riordina le idee e poi andiamo. Ansen ci aspetta. Alex, questa sarà la nostra ultima missione insieme. Il nostro accordo, la Myers ha approvato. Missione diplomatica a vita. Chiamiamolo prepensionamento. Grazie mille, Reed. Nervi premissione? Un po'. Forse. Ma? Stai per dire ma. Solo che, più che altro, mi mancava. Ok, mettiamoci al lavoro. Allo stadio, allora. Ci vediamo lì. Guida fino allo stadio. Spero che questa macchina mi rimanga perché è bellissima. Facciamo un ripasso prima di arrivare. Ricorda, ti chiami Horror Castle. Sì. Ti dico il mio segreto su come diventare qualcun altro. Devi farti 3 domande. Sì. Cosa teme? Cosa vuole? Qual è il suo segreto più profondo? Perché va così lenta la macchina?
Cosa teme, capito? Cosa vuole? No. Non devi rispondere, ma tienilo a mente. E diventa. Se si è dimostrata efficace. Quindi, oh, cosa pensi di Hansen? Se mai vorrai venire da me a Lockdown, ti accoglieremo a braccia aperte. È un duro. Proprio come piacciono a me. Se hanno le energie per starmi dietro. Hai orecchio e un talento per la recitazione. Ci siamo. La tana del mastino. Oh, finisce malissimo, io già lo so, eh. Posizione, pronto per la prossima fase. A dopo. Alfred a mano tirato, ma non ho capito. Bel pezzo. A noleggio, insomma. Puoi averlo anche tu per una settimana, se vuoi un assaggio. Ferma in mezzo. Preparati all'ispezione. Tutto in ordine. Ah, mannaggia. Avanti. Non posso salvare qua? Hai sentito? È arrivata Europeccia a vedere Kurt. Su, parcheggia. Prima di andare, ricorda. È lui che vuole qualcosa da noi, non il contrario. Siamo qui per vendergli i codici d'accesso di Sinoshore. Ricorda chi sei e chi non sei. Ci siamo. Allora, Rorcastel, progetto Sinosure, appassionata di moda, fan dello stile di Kerry Eurodyne. Ha passato 5 anni nella prigione La Santel Blocco VIP. Nata con ipocausia congenita, si è sottoposta a terapia genetica. Legami con criminalità in Francia, dove ha una taglia sulla testa. Sulla lista nera del Crystal Palace dal 2075. Insomma, un angioletto proprio fantastico. Vabbè, ricordatevi queste cose, aiutatemi. Ci aspettano. Facciamo questa cosa. Allora. Vabbè, lo tengo qua aperto, che lo posso tenere aperto. Sembra tutto teso. Già, sia Hansen che Murphy. È contagioso, allora. Quest'area è riservata. Abbiamo appuntamento con il colonnello Hansen. Non è facile spaventare quei due. Controllo, un secondo. Bene, ce l'avete fatta. Non ci conosciamo. Io sono Murphy. Facciamo in fretta. Ho dei postumi terribili. Ah. Cosa? Cos'era quello? Ah. Non ho capito. Per di qua. È stato un attimo di incertezza. Ah. Allora, Songbird mi ha parlato un po' di voi. Dice che venite dall'Europa. Esatto. E vi siete divertiti al Sapphire? Il commissario di polizia, un candidato sindaco e il contabile dei Tiger Claws a scommettere insieme sul futuro della città. In senso figurato e no. Qui l'anatomia della corruzione è magnifica. Sì. Mi hai tolto le parole di bocca. Ecco la nostra fermata. Avrete gli occhi puntati addosso tutto il giorno. Kurt ha ricevuto una soffiata. Pare che la FIA abbia in mente qualcosa. La situazione è sotto controllo, ma ha ordinato di ispezionare tutti, senza eccezioni.
Scusate, vi volete dire che questa tecnologia non ce l'aveva Lara Saga? I nostri uomini presidiano tutto lo stadio e abbiamo dei droni a fornire supporto di sorveglianza. Dovete lasciare qui le vostre armi. Ora dobbiamo scansionare le vostre identità. Va bene ridere e scherzare, ma alla fine siamo qui per affari. Capirete? Questo è il cuore del nostro piccolo impero. Ah, come vendete queste macchine da guerra? Come vendere auto? Più o meno, ma solo all'ingrosso. Immagina di essere un dittatore di qualche paesino da due soldi, diciamo l'Australia. Carri armati, elicotteri, sottomarini, ti servono? Noi ce li abbiamo, niente formalità. Avete i sottomarini? Appena terminati, ma di norma sì. Qui c'è qualcosa che desterà il vostro interesse. Sono in posizione. Preparo l'estrazione. Senza fretta. Mi serviranno almeno altri 10 minuti. Non manca molto. Non potevo iniziare prima senza rischiare di essere compromesso. Error, non c'è bisogno di dirlo, ma resta nel personaggio. Buona fortuna. Stai con Hansen fin dall'inizio? Fin dall'operazione a Night City, intendi? Diciamo di sì. Ma avevamo già prestato servizio insieme. Capito. Allora deve fidarsi molto di te. Aia. Aiuto, c'ho l'ansia. Ho l'ansia. Ciao Hansen, o l'Ansien. Sono contento di vedervi qui. Songbird sta disarmando il congegno. Sì. Quindi abbiamo tempo per parlare. Murphy dice che siamo sotto una montagna di merda, che i cattivi sanno di noi, del nostro incontro. Pensavamo di trattare con dei professionisti. Murphy esagera e non sa quando fermarsi. Abbiamo solo qualche sospetto. Siamo stati più cauti che mai. Oh, colonnello, sei troppo teso. Io esagero sempre. Volevo solo vedere la tua reazione. Mi stai mettendo alla prova? No. Ti abbiamo già controllato. Adesso ti sto solo provocando. Significa che mi piaci, no? Cazzo, sei fantastica. Possiamo fingere di fidarci? Oppure concentrarci sugli affari. Pragmatico, mi piace. D'accordo. Vorrei proporre un brindisi a una proficua giornata di affari. Ben detto, colonnello, ben detto. Sta iniziando a piacermi qui. Alla salute. Devo rifiutare. Cambiando discorso. Ci sono arrivata. Vi siete divertiti al Sapphire? Mi dicono che le puntate erano piuttosto alte. Spero che ne siate usciti più ricchi e più felici. Abbiamo perso. Siamo rimasti in mutande. Ah, spiacente di saperlo. No, nessun problema. Ci rifaremo oggi, con gli interessi.
Il Black Sapphire è il mio fiore all'occhiello. Ho lavorato sodo per renderlo una tappa obbligata per l'elite di Night City. Ah, certo, dimenticavo. Ho scoperto che abbiamo un'amica in comune. Ah, sì? Ha detto che vi siete conosciute alla Santé. Si ricorda bene di te. E chi è? Chi è questa amica in comune? Aurore. Colonnello, la tua rete di contatti è sorprendente. E chi sarebbe questa amica che si ricorda così bene di me? Raquel. Mi ha chiesto di salutarti. È stata nel blocco C, massima sicurezza, e mi ha detto che ti saresti ricordata del suo tatuaggio col topo. Non conosco nessuna Raquel. Hai perso la lingua? Una cosa su di me che non è facile scoprire. Verissimo. Ero lì sotto falso nome. Anche questo è vero. Ahimè, non conosco nessuna Raquel. Mi dispiace. Perché era nel blocco VIP, lei. Da quanti anni è a Night City? Dicono che un tempo fosse nella Militech. Da 7 anni. Eh sì, la mia missione era quella di piantare la bandiera degli NUSA qui. Allora pare che sia stato un successo. Quello che è riuscito a fare qui è notevole. Ormai quella bandiera è un mucchio di cenere. Quello che ho fatto, l'ho fatto per me, con le mie mani. Pare che i tuoi vecchi amici siano ancora interessati a te. È per questo che la FIA ci tiene d'occhio. Diciamo che sono affezionati a me. Anch'io, come loro, lotto per il futuro degli NUSA. Interessante. Quindi tu sei diverso? Io vinco le mie battaglie. Tu sci, colonnello. Al Sapphire mi hai chiesto di contattare una certa persona nell'ambito della moda. Chi era? Il sarto di Kerry Urodine ha davvero buon gusto. Ne voglio un assaggio. Sì, sì, lui. Il mondo della moda non è esattamente il mio forte. Ci vorrà un po' di tempo. Di certo tra i due la più loquace è tua sorella. L'ha notato? Vi completate a vicenda. Sentite, abbiamo ancora un po' di tempo. C'è un'altra opportunità di cui volevo parlarvi. Un'espansione in Europa occidentale. Mi serve un partner affidabile sul posto. Due sarebbero ancora meglio. Aiuto. Ho i brividi. No! Un'opportunità lucrativa? No! Ma non voglio indorare la pillola. Ho una taglia in Francia. Ci sarà molto da fare. Non ci posso andare. Canali di comunicazione, forniture, rotte di trasporto. Prima era meglio. Favore delle autorità locali. Queste cose le ho. Abbiamo già gettato le basi. Allora, che cosa vorrebbe da noi? Mi serve un contatto con Le Collective. Aiuto. Stiamo aspettando. Mi dispiace, colonnello, ma stai titillando il cazzo sbagliato. No. Davvero? Ma voi siete famosi a Parigi? Avrete dei contatti? Noi, il collettivo, abbiamo dei trascorsi. Come te, gli Inusa. Noi non ci piacciamo. Per niente. Capisco. E apprezzo sia l'onestà che la metafora. Un po' estrema come Somi, eccola, possiamo cominciare. Il nucleo è pronto. Ricordate i termini. Uno di voi inserisce codici di accesso, l'altro resta con me. Io resto qui. Andiamo, seguimi. Certo, lui resta qui, non fa un cavolo. Cioè lei, Alex. Allora, lei ormai è arrivata ad essere praticamente appunto un androide, è tutta finta. Mentre aspettavi, ho eseguito una diagnostica iniziale. Il mainframe è pronto e collegato ai nostri sistemi. Ci siamo.
Sempre noi tutto il lavoro. Ha creato questo laboratorio apposta per l'occasione. 10 milioni di Eddie investiti solo per la vostra visita. Questo è Kurt. Songbird non sa che noi siamo noi. Ho un piano per quando avremo la matrice. No, invece lo sa. Voglio hackerare la rete locale, bypassare le difese, prendere l'intero stato. Lo sa, lo sa, lo sa. E filarcela nel caos. Ma quanta gente morirà? Stai indietro, per favore. Blocchi il braccio. Per far vivere noi. Sono riuscita a simulare l'ambiente nativo del mainframe, il bunker. Sarà pronto per i codici di accesso tra un momento. Ascolta, 2 minuti e sarà l'inferno. Appena Hansen muore, ce la svegliamo. Bloccherò l'accesso a questa stanza. Alex e Reed non vorranno rischiare e se ne andranno prima. Eccolo, in tutto il suo splendore. Non preoccuparti per noi, ho pensato a tutto. Ho la pianta dello stadio, so dove andare. Allora, procediamo? Cioè? Che cavolo dice? Ma cosa dice? Io non l'ho mai che vuol dire? Vabbè, comunque. Allora. Siccome so che tra un po' succederà l'inferno e dovremmo decidere, continuiamo la prossima volta, visto che adesso deve venire Raiden.